L'amministrazione Melucci è prossima alla caduta, speriamo che ciò accada, incrociamo le dita. E da parecchi cittadini mi sento dire, ma se cade Melucci, poi qual è l'alternativa, il centrodestra? Signori cari, mi sono rotto le scatole a sentire questa tiritena, ma se non è il centrosinistra è il centrodestra, se non è il centrodestra è il centrosinistra, basta! L'alternativa, lo posso dire senza tema di smentita, è il soggetto, è il contenitore civico, trasversale al centrodestra e al centrosinistra, alla partitocrazia, che io e Massimo Battista stiamo realizzando, stiamo ponendo in essere per mettere insieme le migliori intelligenze, le migliori professionalità, le migliori capacità che il territorio tarantino offre. Dobbiamo far uscire allo scoperto, far coinvolgere, rendere impegnate quelle persone che sono stanche della politica, che non credono più in nulla. Noi abbiamo, possiamo fornire, possiamo offrirvi, possiamo dimostrare chi siamo attraverso il nostro esempio di vita. Io ho combattuto come giornalista 21 anni, Massimo Battista ha combattuto nell'ex Silva, rimettendoci il proprio posto di lavoro, mettendoci la faccia, subendo, non piegandosi a nessuno, e sta dimostrando in consiglio comunale il suo impegno, le sue capacità, le sue capacità di saper interpretare, spulciare le delibere. E poi, scusate signori cari, sento dire centrosinistra, centrodestra, centrosinistra un fallimento con Rinaldo Melucci come i precedenti fallimenti. Il centrodestra altrettanti fallimenti, ricordiamo, non dimentichiamolo mai, il dissesto dell'amministrazione di Bene. E poi di cosa parliamo centrodestra e centrosinistra? Ma se abbiamo consiglieri che stanno e assessori che stanno lì da oltre 20 anni e sono saltati come grilli dal centrodestra al centrosinistra e dal centrosinistra al centrodestra, sono sempre gli stessi uomini, le stesse persone. Cosa hanno fatto in 20 anni? Come si può continuare a dare fiducia a queste persone? E allora, per cortesia, basta con questa osservazione, mi permetto di dire, poco intelligente, poco consapevole, di dire: e se perde, se mandiamo via il centrosinistra, chi ci ritroviamo, il centrodestra? No, né centrodestra e né centrosinistra. Ci siamo noi con il nostro impegno, unendo le forze sane della città per disegnare una nuova Taranto. È bene che questo si sappia ed è bene che incominci a entrare nel cervello della gente, che deve reagire. C'è un 50% che non va più a votare. Noi con il nostro esempio vogliamo far ritornare la passione, far emergere di nuovo l'essere cittadini, la volontà di essere cittadini di Taranto, di impegnarsi per questa città. Non è semplice, ma noi ce la stiamo mettendo tutta, ogni giorno, e lo vedete, è sotto i vostri occhi l'impegno mio e di Massimo Battista.